Continuano a far parlare i casi di positività al Covid-19 nelle scuole di Torre del Greco. L'unità di crisi della regione Campania sta monitorando l'impennata della curva nelle scuole superiori, mentre già da qualche giorno è tornato in presenza il 50% degli studenti. Oggi, punto della situazione da parte del presidente Vincenzo De Luca, che potrebbe decidere per un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Un contagio si è registrato ieri all'Istituto Comprensivo De Nicola Sasso. Si tratta di una luna della seconda elementare, messa inoltre in quarantena la classe del plesso di Via Calastro insieme alle maestre. Primo caso di positività anche presso il Liceo Classico De Bottis, come confermato dalla dirigente scolastica Letizia Spagnolo, si tratta di una ragazza di quinta che avrebbe contratto il virus all'infuori dell'ambiente scolastico. In conseguenza, alla comunicazione la classe è stata messa in quarantena, mentre i professori dovranno effettuare il tampone. Proprio nella mattinata di ieri, i rappresentanti degli studenti hanno incontrato in modalità telematica il sindaco Giovanni Palomba per chiedere maggiori garanzie per la sicurezza fra i banchi scolastici e soprattutto per consentire una didattica mista fra in presenza e a distanza più funzionale ed efficace. Dalla riunione è emersa la necessità di una comunicazione ai vertici regionali per palesare i disagi vissuti dagli studenti. Disposta, già nei giorni scorsi, anche la chiusura dell'istituto Giovan Battista Angioletti e di una classe del plesso Mazza in via Vittorio Veneto. Il sindaco Palomba, infatti, ha scelto la via della prevenzione, alla luce degli ultimi casi di contagio.